Spese per viaggi, missioni, trasporti, acquisto di carburante, ristorazione, tavolate e banchetti vari, telefonia, energia elettrica e gas, persino per uno scaldino in una segreteria decentrata che forse non aveva ragione d'esistere. E ancora i libri, gli hotel, le spese per i negrologi e le corone di fiori, i contributi ad associazione ed ente. C'è di tutto e di più nella rimborsopoli in salsa calabrese su cui riaccende i riflettori. La Procura regionale della Corte dei Conti è stata notificata negli ultimi giorni una raffica di inviti a dedurre destinati a consiglieri regionali, ex o ancora in carica, già coinvolti in un'indagine penale a Reggio Calabria. La magistratura contabile, tramite la procuratrice regionale Rossella Scerbo, ipotizza un danno erariale per decine e decine di migliaia di euro sulla base delle indagini della Guardia di Finanza. E coinvolge, nelle ultime contestazioni relative al periodo tra il 2010 e il 2012, gli ex componenti del gruppo misto Nicola Adamo, Giuseppe Bova, Ferdinando Aiello, Pasquale Tripodi e Rosario Mirabelli. Un altro avviso è destinato invece, per fatti relativi sempre al periodo fra il 2010 e il 2012, agli ex componenti del gruppo consiliare Autonomia e Diritti, Vincenzo Ciconte, Agazzo Lohiero e Ottavio Bruni. Per tutti le contestazioni si intrecciano in un sistema di mancati controlli che in passato avrebbe aperto più di una falla nelle casse pubbliche. L'esame delle singole spese, annota la procuratrice regionale, ne evidenzia la non coerenza con le finalità istituzionali. In alcune circostanze viene censurata l'estraneità alle finalità del gruppo, come le spese per un contratto di locazione, per il condominio, per le pulizie, per la carta intestata riconducibile al gruppo misto, che disponeva al pari degli altri di una sede istituzionale a Reggio e a Catanzaro. In altre occasioni finisce nel mirino della Corte dei Conti la riconducibilità diretta o indiretta al finanziamento dei partiti politici, come le spese per il volantinaggio in campagna elettorale o i pagamenti per SIAE e ADSL. In altri casi, ancora, la Procura contesta la genericità delle operazioni che preclude qualsiasi valutazione di inerenza, non essendo di volta in volta individuabile l'attività svolta. O dove indicata, non essendo dimostrata la sua riconducibilità alle finalità istituzionali del gruppo, come le spese per affissioni di manifesti, affitto di sale per eventi o servizi televisivi. Ultima categoria del campionario è quella dei rimborsi ritenuti irregolari, perché riconducibili a costi per la cui copertura i consiglieri regionali godono di specifiche indennità, come la telefonia e i viaggi.